Nel giro di poche ore, questa Camera è chiamata ad approvare, senza alcuna possibilità di esaminarlo, un documento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. Appena alcune ore per approvare un documento complesso destinato a incidere in modo significativo sugli sviluppi e sulla gestione di interventi per un ammontare complessivo di 191 miliardi di euro, tra investimenti pari a 122 miliardi e contributi pari a 69 miliardi circa. Beh, ci sarebbero molte riflessioni da fare sul comportamento di un governo e della sua maggioranza sulla grave prassi antidemocratica che si sta consolidando attorno alla formazione delle leggi. Diciamolo subito in maniera molto chiara che questa alta scuola di formazione viene fatta con la pelle degli insegnanti perché dal 2026 in poi ci saranno tagli per circa 11.600 posti dell'organico dell'autonomia per sostenere il riconoscimento di una tantum che tra l'altro non è neanche definita. Ma in realtà questo è un nuovissimo carrozzone che ovviamente servirà magari per qualche politico che verrà trombato alle prossime politiche e quindi verrà piazzato lì dentro. La domanda a cui dovreste rispondere è: ma voi avete costituito 3i SPA perché non vi fidate del lavoro di Sogei e di PagoPA? E quindi io da deputato di opposizione vi direi: se non vi fidate, cambiate il management. Oppure, sottosegretario Sasso, la motivazione in realtà è un'altra. Voi state creando una nuova società a spese ovviamente di tutta la collettività, per creare, come è stato fatto anche con l'alta scuola di formazione, sempre in questo decreto, un nuovo carrozzone pubblico dove dover inserire delle persone di fiducia dei vari partiti. In questo scenario di spreco enorme di risorse pubbliche per creare dei poltronifici all'interno del governo, all'interno dei ministeri, con la scusa di questo PNRR, noi chiediamo un principio semplicissimo. Se ci sono assunzioni da fare, e a quanto pare ce ne sono, facciamo in modo che sia obbligatorio attingere alle graduatorie di concorsi già svolti. Perché è chiaro che in questo modo noi otteniamo più risultati insieme, intanto risparmiamo tempo e denaro. È ovvio che se le rinnovabili, la riqualificazione energetica, la mobilità elettrica vengono ostacolati dal governo per favorire le fonti fossili, perché questo dicono i provvedimenti che questo governo e questa maggioranza stanno adottando, dall'altra invece abbiamo non solo un rallentamento una mancata pianificazione sulle fonti di energia rinnovabile, ma abbiamo anche ulteriori problemi legati a quei numerosi progetti legati alle fonti, alle FER, che vengono autorizzati senza tenere considerazione di quali sono le aree idonee o non idonee. Come si può pensare di costruire nuovi impianti quando neanche ci si cura di quelli preesistenti? Quindi io esorto veramente il governo intanto ad approvare questo ordine del giorno, questo impegno per poter destinare più risorse alla manutenzione di questi impianti, ma anche a darsi una svegliata, perché la situazione è veramente seria e in taluni casi anche drammatica.